Del pilota da trazione anteriore a 4x4, 600 cavalli, wastegate esterna. Pensavo fosse davvero ingestibile da guidare, invece mi è piaciuta moltissimo tra le curve, mi è piaciuta nella frenata, mi è piaciuto l'equilibrio generale della vettura che è stata pensata dal proprietario in maniera minuziosa. Due anni fa il nostro amico Fabio si è dedicato interamente a questo progetto. Anteriore a 4x4, in più c'è tutta l'elettronica. Facciamoci raccontare cosa ha fatto e nel frattempo vediamo come va su strada. Chi rompe paga! Che ansia terribile! Per partire devi levare il freno a mano. Quella è la frizione e quell'altra è l'acceleratore. Ma che c***o! Oddio! Frena, ma frena! Ma che frena con 600 metri? Oddio! Ma scherziamo! Fammela risare! La voglio, la voglio risare! La percorrenza curva ad alta velocità mi impressiona davvero, quanta fiducia mi dà l'avantreno, anche il volante c'ha il giusto carico. Terza! Le velocità fotoniche, si salta, è super precisa, un grado in più chiude. No vabbè, Fabio, cambio manuale, punta tacco. La gestualità, che non mi stancherò mai di dirlo, quanto è bella! Fantastica, ben 600 cavalli! E adesso ci andiamo a divertire un pochino. Esattamente, siamo qua apposta. Questa macchina io l'ho presa che era anteriore col motore già forgiato. Diciamo, ho fatto un intervento importante e è diventata 4 ruote motrici, quindi è diventata tutte le parti dell'S3, quindi differenziale, cambio, Altex e via discorrendo. Sei un pazzo, hai fatto tutto da solo e mi hai raccontato che è stato un calvario. Sì, no, io penso non lo rifarò mai più per nessun tipo di prezzo. No. Diciamo, ho intrapreso questa cosa perché sono andato a Vallelunga, ho girato con la macchina e ho rotto la turbina, quindi ho messo una turbina più grossa e quindi ho aumentato i cavalli e è diventata ingestibile. A me comunque piace guidare la macchina, non mi piace andare solo sul dritto, quindi ho deciso di fare questo upgrade. Sì. Ho comprato tutto, ho preso tutto, l'ho messa sul ponte, l'ho alzata, ho guardato, ho detto non lo posso fare, ho preso, ho chiuso l'officina di zia e sono andato a casa. Ma tu sei un meccanico? No, io faccio un altro lavoro, però mi piace, ho la passione dai motorini, è una malattia, diciamo, dai. Questa macchina è diventata una trazione integrale, come hai fatto? Calcola che ho dovuto tagliare un pezzo di telaio per mettere il ponte del 4 ruote, ho dovuto cambiare il serbatoio, ho dovuto saldare dei supporti per l'albero di trasmissione, ho dovuto cambiare il cambio, visto che è tanto potente ho dovuto mettere un differenziale autobloccante, cioè, e la frizione? La frizione l'ho dovuto prendere un abilisco completamente di rame. Impianto frenante grosso da 3,50 BZ18, cerchio leggera, Z, scarico artigianale completo. Che turbina monta questa? La GTX 3076 Gen 2. Quando entra? Quando entra. E poi che goduria incredibile! Madonna, che sound poi, oh! Eh sì, perché ha la wastegate esterna e comunque si sente, molto si sente. Sentiamola. Quanti giri fa? 8000. 8000 taglia. Mamma mia, che meraviglia! Grazie, ma 600 cavalli, wastegate esterna, comunque ti fai notare. Sì. Ho visto dei 4 Toyo R888. Sì, giusto. Ma
Mamma mia, ma che è? È impianto frenante. Beh, calcola le pasticche EBC blu, perché sono quelle, diciamo, un po' più sportive. Quelle che c'ho pure io per il vino. Questa è bella impegnativa. È bestiale! E adesso siamo in mappatura, diciamo, 4 a un barreotto di pressione. Quanto arriva? A 2,2. Minchia. Però a 2,2 bisogna inserire il metanolo, che andiamo troppo alti con anticipi. Adoro la frizione che fa questi rumori metallici sinistri orrendi. Rudi, quasi anni 90. Seconda marcia. Terza. Quarta. Dio. Vola. Che missile. Da gusto. Questo è in rack, il tuo microfono è acceso. One, two. Action! Vai! Velocissimo il cambio, secco, corto nella corsa. Eh sì, abbiamo accorciato la corsa, infatti proprio da, direttamente dal cambio con leveraggio. Seconda marcia, boys, e si va. È un aeroplano. Dio, oddio. Ma sai che è veramente messa giù bene. Assetto Billis MB16. Oh, guarda caso, è quello che sto per montare sulla Mini. L'ho visto. Con molle A-back. Mi piace tanto il cambio, senti quanto tiene in curva. Hai montato una 4x4, sì. Poi ti sei occupato dell'elettronica. Sì, l'elettronica ho dovuto montare un software che vedi qui dal telefono, che si chiama Ardex Controller, che con quello permette di passare una macchina a due ruote motrici a 4. Ma non sottosterza, eh? Ho perso tanto tempo, Matteo. Porca trota, ragazzi. Mamma mia, da gusto. Te l'ho detto, guarda, ci ho lavorato nuovo, a parte gli scherzi, ho lavorato tanto sull'assetto, poi col gommista mio di fiducia, alza, bassa, metti barre, leva barre, metti quell'altro. Hai fatto un po' di angolini? Eh sì, tanto. Rispetto a com'era prima avevi paura perché comunque anteriore acceleravi, smusava, adesso più acceleri più va dentro. È vero. E quindi il limite non l'ho trovato e mi sono fermato di trovarlo, quindi vado in pista e lo trovo là. Step by step, per passione, ti metti lì e ogni volta riesci a migliorare, arrivando anche a un buon livello, fai da te. E poi, vabbè, se ci mettiamo una squadra del motorsport, per carità di Dio. Però questo è un buonissimo risultato che hai ottenuto da solo. Sì. Veramente complimenti. Giù bene. L'asfalto è umido, signori, l'asfalto è umido, stiamo guidando con delle semi slick, apro tutto, entra in coppia e la macchina non slitta. Sì, diciamo che oltre all'assetto airbag con le molle c'è stato, diciamo, abbiamo lavorato sul camber, sulla barra di torsione e abbiamo rinforzato il tenaglio con le barre apposta per questo modello qua, quindi frontale, centrale e posteriore. E comunque la macchina copia bene, sì. Sarà merito del B16? Sì, e io penso anche soprattutto del che è stata legata sotto, eh. Thank you.
santa la violenza! Senti, ma i controlli di trazione sono attivi e comunque in prima marcia ho tirato giù, ho aperto tutto il gas e non si sono attivati. No. Porca puttana, ma vieni a farmi l'assetto della macchina! Dai, ne parliamo dopo, dai. Quindi mi dici che questo è merito dell'Aldex? Sì, dell'Aldex Controller, è quel modulo che mi aiuta a decidere io la trazione che voglio alla macchina. In questo caso sta impostata che dopo i 40 km orari diventa 50-50. Qualsiasi cosa succede, la macchina è 50-50. Superata una tot velocità, che in questo caso è 2,50, ritorna a due ruote motrici. Velocità tranquilla, sì, vabbè. Di crociera. Sì, velocità di crociera, diciamo. Azz, che roba! Che, oh, comunque le Toyo R888 sono qualcosa di eccezionale. Pensavo fossero più rumorose, invece no, se è no. Coperto dalla Westgate. Bravissimo, dal rumore della Westgate. Mortacci di Pippo. È là dietro, tende leggermente. Siamo qui. Tutto giusto, tutto giusto. Chi più ne ha più ne metta, buona goduria, perché pure esteticamente sta macchina ha il suo perché. Ci diverti poco? Non così, certo. Per arrivare a questo? Calcolando che ho fatto tutto da solo, a parte comprarla col motore forgiato, servono tanti soldini. Dai, diciamo un numero, diciamoglielo a sti ragazzi, forza. Quasi 13.000. Beh, avrei pensato di più, sai. È proprio perché ho fatto tutto da solo. Se no un ventino va, Madre. Loro si sono girate. Vabbè. Sera, sai com'è, si arriva sul fortino con lei. Masdine, il signorotto, mi sento cattivo dentro a questa macchina, ragazzi, mi sento tutto elettrizzato qui, non ti so spiegare, perché anche quel discorso che con 8.000 euro sta macchina te la compri, poi ce ne spendi 13 per fare le modifiche, 15-20, dipende chi la fa la manodopera. Però dai, è veramente divertente, ma tanto. Signori e signori, bentornati sull'Officina del Pilota. Questa Golf 5 te fa un... è troppo lenta, non mi soddisfa. Dovrò fare qualche altra cosa allora. Io direi di portarla a 700 cavalli. Che ne dite? Che ne dite, ragazzi? Un po' impegnativa questa. Allora iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la campanella. Ci vediamo a Valle Lunga a sentire come suona dal vivo sta bomba di macchina. Che spettacolo, grazie Fabione. Grazie a te, è stato un vero piacere, la macchina si guida da Dio. Da Dio. Grazie, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, ragazzi, ciao alla grazie. Prossima. C'è prestigio dentro, il sedile è estremamente comodo, soprattutto per la zona alta della schiena, riesco ad appoggiare bene il collo, do il gas, vado a fuoco con sta macchina micidiale, allo stesso tempo però mi porto la mia fidanzata a mangiare al ristorante, non in questo tratto che sembriamo Ace Ventura nella chiappa animali. È vero. Però ecco, nonostante ciò, questa strada è proprio una strada giusta per i test, soprattutto per gli ammortizzatori. Certo, per vedere i rumori. Vediamo, sappiamo che un B16 insomma è bello, bello rigido, dipende anche da com'è tarato, certo. Però questa strada è devastata e mi rendo conto che comunque c'è vivibilità all'interno dell'abitacolo.